miei sopralluoghi. I tuoi sopralluoghi li fai con questa, macchinina, sì. Con l'iPhone. Sì. Qui siamo sulla notte, Marcello Mastroianni, Moro, e siamo con Giorgio Diritti, perché oggi ha presentato, sei molto in scuro. Se puoi mettere... Sì, perché sei in controllo. Bravissimo, grazie. Ho presentato il tuo ultimo film, Una faticaccia, bella però, bella, una bella fatica, magari verde, no? Sì, ma le fatiche non sono mai fatiche se poi alla fine di queste c'è un risultato. Penso che anche un contadino che si trova di fronte alla sua terra si impegna e ha molta fatica, ma se poi il raccolto è buono ne varsa sempre la pena, la fatica si dimentica. Senti, ai visitatori del blog, del nostro blog, Dammi il Tiro, che tu sai benissimo cosa vuol dire perché sei di Bologna, quindi ecco, in 15 secondi come vogliamo sintetizzarlo questo film, ma non nel suo concetto, così, per invitare anche un po' a una visione, insomma. Questo film è un viaggio non da turisti, cioè un viaggio da persone che condividono la vita con lo spazio che incontrano e che quindi in questo trovano lo specchio per alcuni valori, per alcune priorità nella vita d'oggi. Un viaggio in Brasile, tu hai girato moltissimo, per tre quarti in Brasile, un quarto nel Trentino, a Trenta, così, e racconta la storia di una ragazza, non solo, sintetizzo anch'io da parte tua, una ragazza che ha avuto un lutto, ha perso un figlio, non può avere più figli, e poi ha perso il papà, insomma, e viaggia, cerca qualcosa, no? Cerca di risolvere qualcosa. Cerca qualcosa che risolva il suo stato di dolore, ma in realtà il dolore è solo la partenza, cerca di riappropriarsi delle priorità che la fanno star bene. Penso che nella società attuale una delle cose che non riusciamo a fare è proprio capire ciò che ci rende felici. Troppe sono le proposte che ci arrivano dall'esterno con suggerimenti di felicità e che non ci soddisfano. Felicità la dobbiamo cercare ascoltandoci, e andare in certi luoghi aiuta per i silenzi, per la vastità della natura, ma soprattutto per le relazioni con gli altri che ti fanno sentire una dimensione di accoglienza e quindi ti aprono il cuore. Sì, un film molto denso di contenuti, di elementi vitali, no? Dalla fede alla comunità, all'amicizia, alla sofferenza, al dolore, alla gioia, tante cose. Quindi è un film molto denso, molto, anche se vogliamo, complicato. Immagini molto belle, musiche molto belle. Ti sei affidato molto a professionisti anche qua di Bologna? Non sì. Solo ovviamente in Brasile, dove hai girato tre quarti. Sì, l'equipe di partenza del gruppo che ha lavorato anche con me negli altri film, Roberto Cimatti alla fotografia, certo. Bravissimo, straordinario, le musiche di Daniele Furlati e Marco Biscarini, anche loro miei compagni di viaggio di tante altre volte, oltre altri collaboratori in produzione che sono poi quelli che lavorano con noi di solito in Arancia Film. Senti, preoccupati, però avremo rassicurazioni sul fatto che... Due punti. Film, budget importante, sebbene uno dei produttori ha detto no, costo medio, italiano, no, di questi tempi 5 milioni, questo vabbè, poi di più di 5 milioni è un bel budget. Allora ci domandiamo tutti, vogliamo che Giorgio Diritti faccia altri film, quindi che questo film regga, e immaginiamo che sia stato già prevenduto molto e abbastanza, vero? Sì, sicuramente. Ecco. Il film è in coproduzione, quindi ha già... l'acquisizione della RAI e altri partner, poi la dimensione delle vendite estere anche in corso è abbastanza importante. Ecco, perché ovviamente sono film particolari tuoi che necessitano di una certa desiderio, insomma, di amare il cinema, no? Allora in Italia in questi tempi siamo un pochino messi un po' così. Ma sì, però quindi... io credo che come il film suggerisce, col viaggio di Augusto si può fare anche un viaggio nell'andare al cinema a vedere qualcosa che ti dà qualcosa di diverso. La scommessa è di non mangiare le solite polpette riscaldate, ma trovare un'emozione nuova, forte, che ti dà qualcosa, che ti sveglia. Niente polpette riscaldate, Jasmine, Trinca sarebbe Augusta la protagonista, niente polpette riscaldate. Allora a cosa vogliamo paragonare questo film? A quale piatto da gustare, da scoprire vogliamo, visto che sei stato in Brasile per molto tempo, non lo so se vuoi dire un brasiliano o un bolognese. Il piatto brasiliano, assoluto, a cui fare riferimento è la vastità di frutti di ogni tipo, specie e colore, che sono deliziosi e che hanno accompagnato tante nostre colazioni. Però siccome siamo emiliani e mi piace parlare delle cose della terra, semplice eccetera, questo film ha lo stesso piacere che può avere un ottimo piatto di salumi emiliani dei migliori, cioè semplici, genuini. E cosa c'è di più buono che un po' di piada o un po' di crescentine con i salumi emiliani? Piada, crescentine e affettati. Va benissimo questa cosa. L'ultima cosa, sei tornato dal Brasile, hai lavorato molto anche in fase di montaggio, andiamo via, sì, da pochissimo. Sensazioni del presente sulla... Sei tornato in città, vivi qua, insomma, sensazioni del presente su Bologna e una battuta sull'Italia, ma su Bologna, siamo sempre lì. Noi siamo sempre qua. Bologna è in una fase di...
secondo me, di necessità di ringiovanimento, nel senso che credo che dal punto di vista delle energie sarà importante sempre più dare spazio alle iniziative dei giovani, dare loro anche nell'ambito culturale, artistico, eccetera, le possibilità di esprimersi, perché c'è sempre un bacino enorme, potenziale, che poi scappa in qua e in là per cercare di esprimersi, invece può trovare, dovrebbe trovare, mi auguro che trovi qui una sua dimensione. Questo vale anche per l'Italia, immagino, più o meno? Per l'Italia sì, purtroppo non parliamo solo degli aspetti artistici, ma tante volte ci parliamo anche di quelli imprenditoriali, lavorativi, realizzativi, eccetera. Se l'Italia si vuole risollevare dalle crisi e dalle difficoltà, lo può fare solo agganciandosi ai giovani, perché è storia questa, ogni energia nuova aiuta al rilancio, se si invecchia e basta. Ok, sei già pensato all'ultimo film? Al prossimo film? No, ci penserò. Ciao.